Ed eccoci qui nel primo videovlog di Fantagol. Dove stiamo andando? A Genova per Sampdoria Bologna. Esatto, ragazzi, questo è mio padre, se non lo conoscete, ve l'avete visto forse ogni tanto in qualche live, è comparso, ragazzi, sarà una figata unica, perché Genova dovrebbe essere una città bellissima, non ci sono mai stato, il Ferraris dicono che è uno dei migliori stadi d'Italia, sono curioso di vedere se è vero, e poi chissà che il Bologna non vada a strappare tre punticini a Genova, che sarebbe una figata. Scongiuri. Ora, come sempre, iscriviti al canale se ami calcio e fantacalcio, lascia un like al video, fallo prima che così YouTube capisce già come deve girare sta cosa. Normalmente adesso c'è la sigla. È buono andare avanti mezz'ora, eh? Lo spengo io. Dai ragazzi, ci vediamo a Genova. Pausa pissing qua. Stop. E si pranta guardando il Manchester City contro United, figata. Oh, ci siamo, guardate qui che luci. Eh? Oppa là. E la camera buona, tutta bloccata. E tu aperta? Sì. Sotto gli occhi. E adesso le mando l'ho messo in tasca, se non le ha letti. Dove mi hanno dato? Sul WhatsApp o su... Non ci piace altro. Vabbè, adesso vedo, va bene. Ok, grazie. Allora stiamo fuori? Cioè viene la signorina? No, la stanza numero 2. Allora, guarda qui, è bello perché così mentre tu prepari la pasta asciutta io posso essere di qua a usufruire dei servizi. È un 2 in 1. C'è il bidet? C'è il bidet? No, la domanda era... Ah, ma... Il bidet deve essere... Comunque la camera è una figata, guarda in alto. In alto è figo, guarda che bei disegni, altro che bidet, io faccio meno del bidet. Cioè, scusa, sono i francesi, sono generazioni che non si lavano là sotto, guarda, guarda qua. Dai che scherzo, si lavano anche loro, però oh, figata. Poi qui c'è il corso. Piazza Garibaldi, ragazzi, questo qua ai suoi tempi era quotato più o meno come immobile. Voglio farvi vedere due quadri, ragazzi. Allora, guardate, io serio quando metto la formazione e ho schierato Berardi, io che mi accorgo di aver schierato Jasi. E mentre sono in metropolitana per aspettare uno dei miei idoli, guardate cosa c'è qua. Ruba i soldi, Stiller, occhio. Ragazzi, ho una sorpresa, oggi ci sarà un incontro con una guest star. Buono, guarda qua che bello. Oh, guardate qui chi c'è, ragazzi. Ciao ragazzi, bentornati sul canale di Fantagol, no? Sul bar dello sport. E benvenuti al bar dello sport. Ci sta. Comunque, adesso non vi voglio spoilerare il prossimo guest star che vedrete, ma vi dico che qua c'è mezza YouTube Italia Fantacalcio. È vero, senza farlo apposta tutti accendono. Esatto. Ecco qua il nostro, uno degli iscritti. Guarda. Dicendo Fantagol, qui c'è anche uno, parte dello sport. Oh, guardate che figata, cioè qua dietro puoi prendere in prestito i giochi, cioè indovina che ieri ci hanno fatto un partitone, per cui rende. Qui invece puoi comprare delle pigne, vabbè scherzo. Ragazzi, guardate qui dietro di me un uomo senza anima, probabilmente è uno che ha comprato Ronaldo a Ferragosto e gliel'hanno venduto dopo 2 settimane. Oh, e qui dietro abbiamo una statua dedicata a Gilardino. No, invece no, è Paganini, ragazzi, Paganini. Ecco qui, ragazzi, guardate, questo monumento è molto interessante. Qui ci sono io che ti dico di mettere Quadrado al fantacalcio, tu che non ci credi e non lo metti. Poi, ragazzi, gli altri hanno le papere, qui ci sono i cinghiali. I cinghiali. Beccati i cinghiali nel fiume. Ecco qui. Oh ragazzi, siamo dentro al Ferraris, guarda qua che figata. Sono nella fila più in alto possibile, guardate là sul campo. Poi chiudo subito perché sennò qua Sky chiude. Dai, un buon match. Ecco qui ragazzi, un altro VIP in questo vlog, guarda qua. Ciao ragazzi. Qui ci abbiamo un mezzo fantacalcio di YouTube Italia, cioè. Un pezzo grosso. Partita è andata così.
è più contento lui, però dai. Sì, ragazzi, perché ricordiamolo, lui ti fa Samp, io ti fa Bologna, sono in parte Ale, quindi. Anch'io. Ci stava forse il pari, dai. Infatti io in un Fantavo Svanberg, quindi va bene comunque così. Però. Però. ci sta. Cioè, io avevo armato, diciamo. Oh, guarda che belli che siamo, sembriamo tipo cappuccetto blu, cappuccetto nero, stiamo tornando a casa, piove, il cellulare sparlocca con la webcam, però anche questa è stata una bella giornata. Lo vuoi mettere, dai. Dai. Oh, dopo questo folle weekend siamo in partenza, stiamo per lasciare qua il porto. Guardate la faccia di uno che ha pagato 60 euro di parcheggio. Parcheggio, più di parcheggio che di hotel. A momenti, ah, ragazzi. Sì, 120 di hotel. 60 il parcheggio. È andato. Vai, Genova. Questo parcheggio quando siamo arrivati era pieno, imballato, adesso è vuoto. Da notare, ci deve essere un motivo, ci sarà. Ci sarà un motivo, sì, effettivamente mi sento un po' sverginato da dietro, insomma, se si può dire su YouTube comunque. A notare. Anche tu? Io purtroppo devo dire di sì, perché l'unica macchina che scura che si vede è una certa Fiat, appunto. Sì. Del qui presente, sì, titolare. Sì. Notare, allora, trasporto in treno avremmo speso 50 euro in due. In due. Cosa abbiamo speso? Parcheggio 60, poi benza e autostrada. Direi più o meno siamo al triplo, grosso sì, modo. Sì, ma questo video farà più o meno 200.000 visualizzazioni e ce lo ripagheremo. Beh ragazzi, guardate, in conclusione Genova è stata una figata, il viaggio a Genova in sé è stata una figata, anche se sono tornato che mi si era gonfiato qualsiasi cosa possibile si potesse gonfiare nella mia faccia, stavo avendo una mutazione genetica, però Genova come città mi ha stupito molto, io la credevo più piccola, invece è veramente una metropoli, tanto che c'è la metro, poi a parte questo è gigante, mi piace un sacco il fatto che io essendo di montagna amo le salite, le discese, e quella è tutta una città così, cioè tu hai salite, discese di continuo, è veramente bellissimo. Lo stadio è Luigi Ferraris, veramente veramente bello, mi sarebbe piaciuto di andarci di sera e vederlo tutto illuminato, però vabbè, è stato figo lo stesso. In questo viaggio è stato anche molto bello il fatto di aver potuto incontrare Francesco del Bar dello Sport, che già l'avevo incontrato un'altra volta a Roma insieme ad Andre, che saluto, ciao Andre, poi recupereremo, e veramente quando incontri un amico è sempre veramente bello, anche perché noi a volte ci sentiamo tra di noi, è normale, poi è un canale che apprezzo tantissimo, e mi ha fatto davvero piacere conoscere il Profeta dal vivo, che non l'avevo ancora conosciuto, anche lui ha un canale sul fantacalcio che stimo tantissimo, tra l'altro trovi il link a questi due canali qui sotto in descrizione, veramente siamo stati 2 ore passa a parlare col Profeta, il tempo sembrava non essere passato, sembrava che avessimo appena iniziato a parlare, veramente quando incontri qualcuno con cui hai, diciamo, un feeling così, è veramente una roba eccezionale. Poi è stato bellissimo il fatto di poter fare questo viaggio con mio padre, perché mio padre è come sempre, cioè da sempre il mio primo amico, no? Quello con cui ci giocavo da piccolo, quello con cui ho continuato a fare cose crescendo, quindi veramente grazie a Vince, il mio papà, per questo viaggio, è stato veramente veramente molto molto bello. Spero che il video ti sia piaciuto, ti chiedo di lasciarmi un like, un commento qui sotto, ovviamente era tutto in tono scherzoso, ragazzi, le cose coi monumenti, l'albergo, che era una figata l'albergo, e quant'altro, ok? E se ti va, iscriviti al mio canale, Sammy Calcio e Fantacalcio. Ciao e buon calcio a tutti!